Benissimo. Allora, dunque ringrazio ovviamente tutti quanti per la partecipazione. Il tempo è poco, le cose da dire sono molte, quindi chiedo scusa anticipatamente se su alcuni concetti dovrò necessariamente essere un pochino, diciamo, rapido. E altra cosa, diciamo, siccome la platea di questo evento è ovviamente aperta a tutti, mi scuso anche se alcuni concetti sono, diciamo, presentati in forma forse un po' semplificata rispetto alla complessità del tema. La presentazione, come diceva la dottoressa Querci nell'introduzione generale, è tesa a, diciamo, dare, come dire, la prima uscita di un fiocco rosa, che appunto è questa bambina che abbiamo chiamato Monica, che sono sicuro che crescerà moltissimo nel futuro. Ma prima di parlare, di addentrarci un attimino tecnicamente su quelle che sono le funzionalità e gli aspetti tecnici di questa piattaforma, credo che sia opportuno fare un attimino un, come dire, un piccolo quadro generale per vedere dove si colloca questa piattaforma nel contesto più generale dello sviluppo dell'innovazione, e perché. Quindi vediamo un attimino di capire meglio questi aspetti. Ora, il titolo della presentazione parla di sensori, di sistemi informativi, di ICT, eccetera. Sono tutte queste, possiamo considerarle in qualche modo come sorgenti di informazione, che operano ciascuna a un proprio livello specifico. Chiaramente un sensore opera a un livello diverso da un sistema informativo, chiaramente. Però in un'ottica più generale, tutti questi oggetti, quindi telecamere, trasmittenti, antenne, sensori e sistemi informativi, eccetera, eccetera, sono tutte quante sorgenti di informazione che mi consentono in qualche modo di costruire una rappresentazione della realtà. Ora, credo di non dire niente di strano se sostengo che un porto è un sistema che riceve, elabora e produce informazioni. Diciamo, prendiamola per buona, non c'è tempo di dimostrare un'affermazione del genere, ma se ci soffermiamo sulla definizione di che cos'è un sistema, se pensiamo che un porto è un sistema reale dove vengono svolti dei processi, se pensiamo che i processi sono delle interazioni, se pensiamo che le interazioni sono degli scambi di informazione, alla fine arriveremo a poter dimostrare un'affermazione di questo tipo. Un porto riceve, elabora e produce informazioni, e in questo senso esprime, essendo un sistema reale, esprime, a seconda di quello che, diciamo, di come si pone l'osservatore, esprime un potenziale che può essere produttivo, economico, energetico, eccetera. In questo caso particolare, quello che ci interessa è capire il potenziale informativo che esprime un sistema come un porto. Un potenziale informativo che in un determinato istante possiamo in qualche modo pensare come dato dall'insieme delle informazioni che in un determinato istante sono disponibili e offerte dal sistema stesso. In realtà non è esattamente una somma, ma è una risultante di interazioni, quindi di scambi di informazione, che rappresenta in qualche modo il potenziale informativo del sistema. Ora, un sistema informativo è un qualcosa che in qualche modo cerca di riprodurre, di rappresentare il potenziale informativo di un determinato sistema dal dominio della realtà al dominio dell'informazione. E le sorgenti di informazione sono lo strumento che io posso utilizzare per costruire questa rappresentazione. Quindi sono un elemento ovviamente chiave di questa trasformazione tra il dominio della realtà e il dominio dell'informazione. Quindi è molto importante che ci focalizziamo sulle sorgenti di informazione, che naturalmente operano su vari livelli, e quindi anche i sistemi informativi che ne derivano saranno consultabili a vari livelli a seconda di quella che è l'informazione che io cerco. Quel grafico lì non è lì a caso, è un logaritmo di una funzione complessa. Ora non ci addentriamo su questi temi, ma è, diciamo, una rappresentazione piuttosto efficace di quello che è, o che possiamo considerare un potenziale informativo. Ora, i sistemi informativi, ovviamente aumentano di efficacia a
all'aumentare delle sorgenti di informazione. Quante più sorgenti io riesco a reperire, tanto più il mio sistema informativo sarà efficace. Attenzione che a non confondere i sistemi informativi con i sistemi informatici, perché i sistemi informativi possono anche esistere senza tecnologia. Voglio dire, un esempio banale, il catasto dell'Ottocento era un sistema informativo, eppure non c'era l'informatica. Allora, i sistemi informatici sono uno degli strumenti che abbiamo oggi a disposizione per poter aumentare, incrementare l'efficacia e l'efficienza di un sistema informativo. Ecco perché è molto importante avere una strategia il più possibile chiara di come massimizzare il numero e il tipo di queste sorgenti di informazioni. Questo per quanto riguarda la costruzione di un sistema informativo o di sistemi informativi che in qualche modo siano in grado di osservare o rappresentare una realtà. Ma la cosa interessante di una piattaforma come la piattaforma Monica è che non sono solo sistemi di monitoraggio, ma sono anche sistemi di controllo, quindi interagiscono con il sistema reale che essi rappresentano. E quindi in questo senso questo tipo di piattaforme, nel momento in cui osserva la realtà ma interagisce con la realtà, diventa un tutt'uno con la realtà stessa, quindi si comporta, il sistema reale e il sistema informativo si comportano come un'unica realtà integrata. Quindi ecco perché nella slide presentata prima anche dalla dottoressa Querci si stressava l'attenzione sul fatto della diversificazione e della massimizzazione delle sorgenti. Allora, con un approccio di questo tipo capiamo a che livello si posiziona una piattaforma come la piattaforma Monica, quindi che si propone quindi come piattaforma che in qualche modo integra e aggrega tutte le informazioni che riesce a reperire a livello sottostante, quindi dai sensori ai middleware ai sistemi informativi specializzati. Quindi si propone come soluzione, come servizio su questo livello qua. Bene, questa è una delle schermate prese dal sistema. Naturalmente tutti questi oggetti sono disponibili qui negli stand fuori per ulteriori dimostrazioni. Il sistema Monica è quindi, per sua stessa nascita, un'interfaccia standard di comunicazione e di ricezione delle informazioni, è un aggregatore di informazioni che possono essere informazioni semplici o informazioni complesse, quando esse derivano da altri sistemi informativi e quindi vengono integrate a quel livello. Naturalmente è un generatore di informazioni che possono a loro volta interagire con il sistema sul quale che rappresentano, e offre tutta una serie di rappresentazioni metaforiche, come può essere la grafica in 3D, come può essere il fotorealismo, che, o la georeferenziazione, che sono tecniche che mi consentono di rendere visibile questa informazione in maniera efficace anche per l'utente. La piattaforma, per quanto riguarda gli aspetti di monitoraggio, mi consente oggi come oggi di appunto avere una rappresentazione in 3D, mi consente di avere in tempo reale il posizionamento delle navi, l'elenco delle merci pericolose, l'elenco dei passeggeri. È in corso di sviluppo un modulo che mi consentirà di ricevere su questa piattaforma tutti i dati che saranno resi disponibili dal sistema PMIST delle capitanerie di porto, quindi un'integrazione molto importante, perché questo sistema sta diventando proprio in questi giorni uno strumento essenziale per la vita di tutti i porti europei, direi, visto che è una direttiva europea, ed è una piattaforma sulla quale convergeranno appunto tutte le sorgenti di informazione di livello 1 che io, autorità portuale ovviamente, sarò in grado di piazzare sul campo per monitorare determinate situazioni. Bene, questo è un altro esempio, saltiamo. Da un punto di vista architetturale, quindi, una piattaforma come questa appunto si propone di integrare informazioni. Vedete, i flussi sono indicati in rosso per il monitoraggio, in verde per il controllo.
La piattaforma intanto integra informazioni che provengono dai tre livelli sottostanti, quindi integra informazioni che arrivano da telecamere visibili OCR infrarosso, da sensori di parametri ambientali, da trasmittenti, riceventi, eccetera, insomma da tutto quello che è il mondo dell'internet e delle cose, di cui ci hanno parlato i relatori in precedenza. Integra le informazioni che possono arrivare da sistemi middleware, per cui diciamo che sono sistemi come per esempio il sistema di tracciabilità che abbiamo sviluppato recentemente, che sono sistemi che generano, diciamo, delle informazioni grezze che poi vengono date in pasto ad ulteriori sistemi che le elaborano, le raffinano, eccetera, eccetera. Così come integra informazioni provenienti da veri e propri sistemi specializzati come il TPCS, per esempio, che generano delle informazioni che vengono in qualche modo recepite ed elaborate da una piattaforma come Monica. Queste informazioni vengono memorizzate, vengono elaborate e ovviamente vengono rese disponibili agli utenti. Ora, attenzione che qui il concetto di utente non è l'essere umano che sta davanti al monitor o non solo l'essere umano che sta davanti al monitor, perché un sistema di questo tipo ovviamente è in grado di presentare delle interfacce per delle interazioni che possono essere anche macchina a macchina. Voglio dire, ci possono essere degli esempi banalissimi come un alert di un qualche sensore ambientale che genera un allarme che viene recepito in maniera automatica senza un bisogno di un intervento umano e che scatena una reazione automatica. Questi sono esempi di interazioni macchina a macchina che possono essere rese possibili con un sistema di questo tipo. E ovviamente, chiaramente, ci saranno anche dei display in modo tale che anche l'essere umano abbia, diciamo, voce in capitolo in questa partita. La parte in verde, che è la parte di monitoraggio, che è la parte di controllo, che è una parte che attualmente è in corso di sviluppo e ci sono anche progetti molto interessanti in questo momento con CNIT su questo aspetto, ci consentono di restituire informazione al sistema e di interagire con il sistema stesso, e questo può essere fatto sia rioperando sulle sorgenti stesse di informazioni, quindi interagendo con le sorgenti che hanno generato l'informazione, ma anche eventualmente, non solo, anche attraverso la possibilità di manovrare direttamente degli attuatori che siano disposti in zone strategiche per poter incidere direttamente sulla realtà. Un esempio banale: una sbarra, un pannello a messaggio variabile o cose del genere. L'importanza fondamentale della standardizzazione emerge chiaramente nel momento in cui osserviamo un'architettura di questo tipo. È chiaro che se ci inventiamo degli standard solo locali, questo sistema fra 2 mesi non serve più a niente, perché è necessario non solo che a livello di memorizzazione, non solo che a livello di elaborazione, ma anche che a livello di interazione e di trasmissione dell'informazione, è fondamentale che adottiamo degli standard internazionali per poter garantire ovviamente apertura di questo sistema verso l'interoperabilità e l'integrazione con altri sistemi, magari appartenenti ad altre realtà. Questi sono alcuni dei moduli che sono presenti nel sistema. Ovviamente il sistema copre un certo numero di aree funzionali, copre un certo numero di aree geografiche, e i moduli diciamo di software che compongono questo sistema sono quei moduli che consentono appunto di mettere in relazione le funzionalità con gli ambiti di intervento. Direi che concludo qua. Questa diciamo è una piattaforma che appunto nasce oggi e che penso di poter dire che diventerà la nostra, Francesco Alberto, correggimi, la nostra piattaforma di convergenza e di aggregazione delle informazioni. Lascio dunque la parola al mio discussant, la dottoressa Cosgrave, per sentire appunto anche un punto di vista europeo sui temi in questione. Grazie.
So, buongiorno. Thank you very much for the invitation to join you today. There are three words in my presentation that are important to take away, and I need you to help me to translate these into Italian. So the first word is ubiquitous. How do we say that in Italian? Yeah, in Italian. Ubiquità. 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 It's easy, okay? Interoperable. Interoperable. Interoperabile. Interoperabile. Very easy. Okay. And the last word is valuable. Di valore. Di valore. Di valore. Di valore. These are the three important words from how I see the opportunity of the Internet of Things. And in a few slides, I hope that you can take this away. So, ubiquitous, interoperable, and valuable. So when we talk about all of this data and all of this connectivity and everything being connected, what we really are talking about is giving a mobile phone to an inanimate object. So who has a mobile phone here? You're Italian, everybody has a mobile phone, yeah? Who has two mobile phones? Normally Italians have two mobile phones, yes? Yes, you're world renowned for having lots of phones. One mobile phone, okay. So what we're really talking about is giving a phone to an inanimate object. And what does that phone look like? That phone could look like this, or that phone could look like this. Next slide. And the object that we're going to give a phone to is like this. It's a grill in the floor, okay? It can be a grill in the floor, it can be something on the wall, it can be in a ship, it can be in a container. And why do we have to give a phone to this inanimate object? You're supposed to pass it around so you can touch it and see. You touch it and see. Why are we going to do this? Because these objects are ubiquitous, they need to be interoperable, and they are valuable. But then what happens with these objects if they have those three criteria? They are the subject of theft. Okay. We might see a grill, but a thief sees a piece of metal they can take out of the ground and take to the scrapyard and get cash. And this happens, you know, in Italy, it happens in Poland, it happens in Spain, it's happening everywhere. And what happens when the grill disappears from the floor? The port authority has a hole, someone falls in, breaks their leg, you have a lawsuit. So it's a problem. The grill, the cover, can also be a covering of a gas connection, or of a water connection, or of a communication connection. And we want to know if there is leakage, if there is theft, we want this to be connected. And sadly, we know that when we read the newspapers every day, soft terrorism targets, if I want to put anthrax into the water supply, I open a cover and I put anthrax into the water supply. If I want to hide weapons, or I want to hide things, I open the cover and I hide things. So the Internet of Things is something that is around us all the time. I invite you, when you leave today, to walk on the streets and look in the streets of Livorno, all the covers that you see, all the things that you can imagine. So you will understand why, when we speak of billions
of connections, it really will be billions of connections. Now, this will not be simple. It will be complex. It will have many factors, legal factors, economic factors, social factors. It's a big transition of society, and we are just really at the start. And society is made up of people. So it's nice to talk about things, but it's more concrete to speak about people. These three people are members of my family. So you see my mother, my brother-in-law, and my sister. So my mother, what would my mother want from the Internet of Things or data in a port? She would want, next slide, she would want to know what is the air quality on the ferry that she is taking to Corsica, okay? Because she wants to make sure there's no gas leak in the hold of the ship, okay? And as a consumer, as a passenger, she will become increasingly demanding to know that that air quality on the ferry boat is secure. My brother-in-law is a movie producer, big movie producer, and he comes to Italy all the time. He's very concerned to know that his expensive house in New York, where he rents his basement for, believe it, $12,000 a month, okay, that his tenant is not using his gas, his water, his heat. This is a personal example, but in the port, you want to know, if you're the terminal operator, that somebody else is not using your gas, your water, your heat. You don't want to pay for your competitor. You only want to pay for your use. So sub-metering is very important. And leak detection, John had a big problem. He had a leak in his house in New York. Water everywhere, big damage. And who is going to pay? Who is responsible? So leak damage, as an example. My sister is a fashionista. And 2 weeks ago, she was invited to Geneva by probably the most famous Italian woman in the world. Who is the most famous Italian woman in the world? Sophia Loren, exacto. So my sister was invited by Sophia Loren because Sophia Loren wants to do an exhibition of all the costumes that she has collected over her movie career. So Bronwyn, my sister, is going to curate an exhibition of these costumes. And those costumes will travel all over the world. Now, it will be a competition whether they will travel by air freight or by sea freight, okay? It may just depend on how much she has in quantity. But if it's going by sea freight, Sophia Loren, her agent, her insurance company, and the people who are paying for the exhibition will want to know that those costumes are in perfect condition for storage, shipment, there's no humidity, and there's no leak in the container where they are being shipped because this content is very valuable. So I give you those just small examples to try and make it tangible to you what it is when we speak of the Internet of Things. It is the Internet of Things, but it's also the Internet of People. And how do we collect all of this information? We collect this information via satellite. If you're in the business, you know about AIS, on the ships, AIS. You know AIS? Yes? And we see more and more satellites being launched in the sky to give coverage to the ships. To help you understand the transformation that is taking place in satellite, 10 years ago, it cost
350 million euros to launch a satellite. In Italian? 350 milioni di euro. Today, you can launch a small satellite for 5 million euros. And the community of investors and people operating satellites and satellites for the maritime sector is advancing very, very dramatically. As an example, in 2012, a global satellite operator did an in-depth study of whether they could launch an AIS satellite, what would the business case be? And when they looked at the opportunity, they said, AIS, public information, people get it for free. How are we going to monetize it? It will be difficult. 3 years later, that same company has a discussion with a new startup company, and that startup company tells the operator they can charge 15,000 euros per annum, per user, to a trader in London for access to AIS information. 3 years ago, this was not possible. The market was not there. Now it is there. So things advance very quickly, okay? And the monetization of this ubiquitous, interoperable, valuable information is advancing and is out there with people that you don't speak to on a normal day-to-day basis. They're not your direct customer. They're 2 or 3 degrees away from your business model. And this is important because we have to understand that ubiquitous, interoperable, valuable data has those values or has those criteria to 1 degree of separation, 2 degree of separation, 3 degrees of separation. And your business model has to accommodate how you can capture some of that revenue share. One of the earlier speakers mentioned, I think Patrick, about the utilities and negotiating the right to hold some of the value from the data that you are collecting. Next slide. So the satellites are collecting all the data, and you will see more and more of these devices, these kind of devices that are popping up all over, okay? These devices popping up all over. They have a battery inside, they have a chip set inside, and they have an antenna. And if they're well made and they're appropriately applied, they can last up to 10 years with the same battery. The device sending information, which is a revolution from where it was 3 years ago. 3 years ago, we would say battery life, 1 year. Battery life, maybe 2 years. Now battery life, 10 years. So things are advancing, and this opens a completely different application field for these things. They're cheap, they're easy, and it works for a long time. So then trying to bring it back specifically to shipping, this ubiquitous, interoperable, valuable data that is going to be collected over multiple platforms will transform your industry. It will transform your industry because insurance will have far more information. Marine reinsurance brokers will have far more information in order to price their contracts much more effectively. Shipbuilders will have far more information about the stress points, the design, the aspects that they need in order to improve their production. Freight forecasting
will be revolutionized and allow people to have hedging instruments and decide well in advance and make real-time decisions about whether they ship today or they ship in 3 months. And if you're not already thinking about this, it's very important to do so. Compliance is very important. We know about the EU directives and how these are going to be implemented. The more real-time data that is available for the monitoring of emissions, the monitoring of waste, all of the different aspects on the ship will be facilitated through more data. And of course, the extension of compliance is, for example, sulfur emissions to be monitored in real time, and therefore ship owners or ship operators to be able to manage their carbon trading obligations in real time as the ship is producing the pollution. So, with that, ladies and gentlemen, I hope that you can take away ubiquitous. Interoperable? No, in Italian. Ah, ubiquità. Ubiquità, okay. And interoperable? Interoperabilità. Di valore. Di valore, okay. Ubiquitous, interoperable, and valuable. Thank you very much.